Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa top 10 dei luoghi più spaventosi nel mondo. Numero 10. Pripyat, in Ucraina. Pripyat è una città fantasma situata sul confine con la Bielorussia. La storia di questo paese è davvero molto triste. Infatti, prima del disastro nucleare di Chernobyl, il centro era abitato da più di 50.000 persone. La città era ridente, veniva chiamata la città dei fiori per via delle numerose aiuole. C'erano due ospedali, un centro commerciale, cinema, teatri e numerosi bar e ristoranti, e persino un parco giochi con tanto di ruota panoramica e autoscontro. Il giorno del disastro, la città, che dista dalla centrale nucleare solo 3 km, fu completamente sgomberata. Gli abitanti furono costretti a lasciare le loro case a causa dell'altissimo livello di radiazioni presenti nell'aria. Numero 9. Il villaggio di Shenzhen, Taiwan. La particolarità di questo villaggio sono le futuristiche UFO House. La costruzione fu iniziata nel 1978 e interrotta 2 anni dopo. Si tratta di moduli abitativi multicolori, messi uno sull'altro, che forse dovevano risolvere il problema dell'espansione. Sarebbe bastato infatti impalare moduli successivi per ampliare una casa. Da quando la città è stata lasciata, però, le leggende si sono moltiplicate. Sembra infatti che il progetto sia stato abbandonato dopo una serie di incidenti fatali avvenuti durante la costruzione. E il villaggio sarebbe adesso in mano delle anime di coloro che vi persero la vita. In altri casi si parla di costruzione sopra un antico cimitero. Ma il colmo è che la città avrebbe dovuto essere lussuosa, pavimenti pregiati, parco giochi e piscine private. Negli anni ci sono stati tentativi di restauro e appagliamento da parte dei privati, ma i continui incidenti hanno reso impossibile proseguire l'opera e ai turisti è stato sconsigliato l'accesso. Numero 8. Hotel Ryugyong, Corea del Nord. Il Ryugyong Hotel è un grattacielo di 105 piani di costruzione a Pyongyang, in Corea del Nord. La costruzione dell'edificio è iniziata nel 1987. Ad oggi non risulta ultimata nonostante dopo 16 anni di inattività. Nel 2008 i lavori sono ripresi. I lavori si sono fermati a causa delle disastrate finanze del governo e più volte questo ha addirittura negato l'esistenza al mondo della struttura in questione. I media mondiali lo hanno più volte definito l'edificio peggiore al mondo, Hotel della Morte e Hotel Fantasma. Numero 6. Fortezze marittime Mount Sel, Regno Unito. Le fortezze marittime Mount Sel sono delle piccole piattaforme poste sull'estuario del fiume Tamigi e Mersey e servivano durante il secolo del conflitto mondiale come ulteriore difesa contro i possibili attacchi tedeschi. Dopo la guerra queste piattaforme furono abbandonate. Oggi una di esse si è autoproclamata Stato indipendente, il Principato di Seanland. Numero 5. Six Flags Gainesland, New Orleans. Purtroppo questo parco giochi è stato gravemente danneggiato dall'uragano Katrina nel 2005 e, nonostante gli sforzi, pare difficile riuscire a recuperarlo. Se ti capiterà a vederlo, noterai come tutte le attrazioni siano ancora in piedi e questo lo rende un luogo dal sapore post-apocalittico e un potenziale set per un film horror. Numero 4. Aishma Island, Giappone. Quest'isola, ormai spettrale, era ricca di carbone e ospitava circa 5.000 minatori. Purtroppo, con l'avvento del petrolio, fu completamente abbandonata nel 1974 e oggi appare come un vero e proprio relitto urbanistico, nonché gioiello dell'archeologia industriale. Dal 2009 una piccola parte di essa è stata messa in sicurezza e consente brevi visite turistiche. Numero 3. La fabbrica di zucchero Domino, Brooklyn. La Domino Sugar Refinery risale al 1882 ed era la più grande raffineria di zucchero al mondo. 82. Ed era la più grande raffineria di zucchero al mondo. Purtroppo la produzione è stata terminata nel 2004 e la fabbrica è stata abbandonata. Oggi la struttura principale è stata convertita in appartamenti, dal sapore hipster e lussuoso allo stesso tempo. Numero 2. Michigan Central Station, Detroit. Michigan Central Station, costruita fra il 1912 e il 1913, la stazione ferroviaria per il trasporto dei passeggeri di Detroit. La linea fu chiusa nel 1988 e da allora la stazione è caduta prima in disuso e poi in completo stato di abbandono. I piani di riqualificazione sono miseramente falliti, ma la struttura esterna continua ad essere meravigliosa. L'ospedale militare di Belitz, Germania.
Potrebbe davvero essere un set del film dell'orrore, l'ospedale militare di Baylitz mette i brividi. Fu costruito fuori da Berlino, poiché doveva ospitare i malati di tubercolosi, ma pare che vi abbia soggiornato anche Hitler, solo per alcuni giorni, durante il primo conflitto mondiale. Oggi è il luogo di ritrovo per sbandati e strani personaggi. Alcuni strumenti magici sono ancora lì e fanno paura.